Amici sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni. Davide Montebello. Vi danno il benvenuto all'episodio di WWF Genesis post-WrestleMania. Eh sì, e a proposito di post-WrestleMania, abbiamo visto questa sera, prima dell'inizio dello show, una Carla Blonde piuttosto arrabbiata, direi anche incazzata, che ha stampato Mila su un comodissimo, fra molte virgolette, letto composto di sedie d'acciaio. Sì, e beh, gli ha fatto assaggiare le amate sedie d'acciaio che rappresentano un'icona del wrestling, diciamo così. Vabbè, comunque, Davide, temo che questa rivalità sia soltanto cominciata a questo punto, no? Visto che Sì, non può probabilmente essere sì, finita così. Però probabilmente sì. Vedremo stasera però capiremo. come. Eh beh, stasera avremo una card molto importante. Tra l'altro, direi un match secondo me che spicca più degli altri, in quanto avremo campione contro campione. In Esatto. quanto Adrian Thunder affronterà il neo campione europeo Shane Ross, appunto, che ha battuto Andrew Searns, ricordiamolo, in quel di WrestleMania. È un match molto interessante, fra i due, e secondo me se Adrian Thunder riesce di riferire a far vincere il match, potrebbe candidarsi a una shot titolata appunto per il titolo europeo. Attenzione. Beh sì, in quel caso sicuramente, anche perché Shane Ross al momento non ha premi ispiranti. Dobbiamo capire se Sears vorrà il suo rematch, perché poi ci possono essere varie situazioni come abbiamo visto a WrestleMania, anche quella situazione Eh tra sì, con Sears che è stato aggredito infatti. da Axel, no? Ti ricorderai, perché Sears voleva aiutare Apocalypse e alla fine si è Vero, riuscito vero. a trarne vantaggio. Stasera appunto avremo appunto come primo match, Davide, Axel contro Apocalypse. Axel contro Apocalypse, sì. Beh, diciamo una vendetta più o meno dopo quello che è successo in quel di WrestleMania. Beh, Cioè, diciamo la da parte di così? Apocalypse, da parte di Apocalypse, visto che comunque l'intervento di Axel ha impedito a Sears di effettuare la sua distrazione nel migliore dei modi, mettiamola così. Vero, 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 vero. Poi avremo, diciamo, anche un match molto interessante e soprattutto una grande chance per il suo sfidante, direi, Sì. in quanto il neo campione Roxxon, che ricordiamolo, anche questo, è riuscito a battere Cougar in quel di WrestleMania nella prima serata, se la vedrà contro Jack Punk, un Jack Punk che ha una grandissima chance qui, È vero, è attenzione. vero. E Jack Punk Attenzione qualche per tutti. chance di troppo la sta avendo ultimamente, dobbiamo dire Vabbè, questa il problema è però che non le riesce a sfruttare, quindi insomma. cosa. È quello il punto, perché se l'avesse sfruttata mo staremmo a parlare di un altro Jack Punk sicuramente. Vero, Poi Davide, vero, anche Carla Blanda contro Edis, dai, cosa ti aspetti da questo match? vero. Oddio. Sai che ho paura di questo match, sinceramente, vedendo come si stanno muovendo le ultime settimane. Sarò onesto. Dici? Sì, anche perché comunque abbiamo il gruppo formato da Ellis e ancora appunto Karen Cardiff, che ce l'ha a morte ancora con le Purges, quindi È vero, è vero. non lo so, potrebbero metterci lo zampino, Beh, assolutamente, da questo punto di vista sì. E poi Cara Blonda comunque sia, devi stare anche attenta un po' a Mila, no? Perché sì, Mila è stata scagliata su un tavolo di sedie, sul letto di sedie, però bisogna comunque sempre stare molto attenti. Sì, infatti, infatti, infatti. No, beh, sicuramente Carla Blonde si è tolta almeno per, presumo, questa sera dalle balle l'incubo Mila, perché non so se riesce a Dici? recuperare dopo la botta che ha preso. Beh, insomma, Lo non è so, che ha. però Mila è molto coriace, magari può venire qui in qualche modo va a distrarre Carla Blonde. Beh, quello sicuramente, però ci sta da capire una cosa. Sinceramente, l'uomo che abbiamo visto, no? Sì. Ti ricorderai in quel di WrestleMania. Che cazzarola sia? Cioè, Sì, sinceramente, bisogna capire chi è questo omone. Insomma, di certo non è un amico di Carla Blonde, questo l'abbiamo perché. capito. Ah Qualcuno no, che vuole che palese. Carla appunto perda, ce l'ha con Carla. Bisogna capire se ce l'ha con Carla voleva aiutare Mila. Di più. Bella domanda, bella, bella domanda. Ma a Capito? proposito di inconvenevoli, torniamo qui perché signori, adesso abbiamo quella che, ripeto, potrebbe essere una resa
dei conti, tra molte virgolette, e soprattutto una cosa molto importante, una probabile vendetta per quanto riguarda Apocalypse, che insomma, diciamo che anche qua di Wrestlemania. Sì, ok, ha perso per l'aiuto, diciamo, di Axel che è arrivato a interrompere, diciamo, l'arrivo di Andrew Sears, però secondo me Senza Andrew Sears non è. comunque avrebbe perso, quindi Secondo me sì, cioè, sì. sinceramente. Ma sai, di Però oh. fronte ha avuto Morris, che sembra essere un lottatore incredibile, e oggi ha Axel, quindi non ha due avversari come uno ha avuto, e non ha due avversari facili, diciamo così. Vero, vero, vero. Sì, diciamo che di certo non naviga nell'oro la sua spirale in questo momento, dai, diciamo così. Perché Sì, è vero. comunque si trova contro, si è trovato contro due avversari temibili, quindi vediamo questa sera però come gli va, perché comunque adesso Axel lo sta, diciamo, dominando, ecco. Anzi, usiamo il termine migliore, sta comandando il match. Sì, Per vabbè, dominare Axel. con Apocalypse. Sì. Diciamo Axel non è l'ultimo arrivato, dai, quindi è chiaro che, ti ripeto, con lui è sempre difficile dominare o comunque avere un grande vantaggio, nonostante non si sia tolto grande soddisfazione dal ritorno, eh. Vero? Sì, diciamo che si è un attimo, vabbè, un po' per la situazione di Soglia, un po' per la situazione anche dovuta alla cricca delle illuminate, robe varie, insomma. Si è un attimino, come dire, un po' perso dai, diciamo, nel tragitto per certi versi, no? È vero, è Però, vero. Davide, questa sera, scusami, avremo anche Agisa Rose, che ce l'avrà con Karen Blake, visto che gli è costata il Money in the Bank, ma al tempo stesso, come si chiama? Agisa Rose aveva costato a Karen Blake la possibilità di entrare nel Money in the Bank, quindi. Vero, vabbè, diciamo dai come si dice, un ripagamento di debiti, Sì, diciamo è così, vero. per Qui, certi attenzione, versi. Powerbomb di Oh, Axel, mamma mia. devastante, ma poi si è già in piedi, incredibile. Beh, diciamo comunque che fra i due sono manovre veramente potenti e possenti, Sì. quindi ci sta comunque che il match possa anche finire in realtà in meno tempo di quello che uno si aspetta, sinceramente, perché attenzione. Stanno tirando certi cartoni questi due. Qui prima abbiamo Infatti. visto una chokeslam di Axel evitata, eh. Guarda ancora Axel Vero? che tenta le sue mosse Mamma mia. migliori, ma non Vabbè, riesce. vabbè, vabbè. Beh, direi soprattutto però per quanto riguarda Axel queste manovre, perché secondo me Apocalypse non ha ancora sfoggiato. Ecco, parlato. Che fa Aspetta, Apocalypse aspetta. qui, Davide? Un brainbuster Cos'è? addirittura! No! No, 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 Axel è troppo alto e lo fa cadere qui. Erroraccio qui di Apocalypse, che si è fatto un po' come un cretino, direi, purgare in questo frangente, Ha preteso un sinceramente. po' Vediamo. troppo, allora Axel ne approfitta, vediamo, serie di sgrinassoni, sostiene il suo so pochi rivali. Oh, porca Chokeslam! miseria, bello. Bello, 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 vediamo. Vai, E uno, uno, e due, due, e e tre. tre. No, 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 no. Apocalypse non vuole abdicare. Sai che secondo me se abdica anche lui potrebbe essere mandato a donne di facili costumi dall'illuminato. Anzi, ormai non è più l'illuminato. Da Calvin Calvin Woods, sì. Beh, è vero, anche se si fa ancora chiamare illuminato perché, sai, Moon. Beh, ti ormai dà sappiamo quell'aura di che. potere, no, maggiore. Sì, ormai che sappiamo la sua identità, insomma, chiamiamo i nostri demoni con il nome che hanno, dai, cioè alla fine dei Vabbè, sì, conti. assolutamente. Qui intanto il demone di Axel è Apocalypse, visto che adesso sta legittimando il match Apocalypse, Beh, infatti, quando prima ho detto stava eh. comandando il match, appunto per non dare troppe speranze, insomma, ad Axel, che comunque, come abbiamo visto adesso, sta venendo preso e usato un po' come uno zerbino da Apocalypse, che comunque, oh, per quanto riguarda la forza fisica, è uno dei più Attenzione, forti nel panorama della federazione. Quindi, attenzione, perché non è che stiamo tentato la parlando Vicious Driver Davide, ma di un. qui Pippetta, no. però, qui Axel, Super Chokeslam, qui, mamma mia. Oh, mamma mia, che botta. Poi lo rialza. È giunto il momento della jackknife. Eh sì, No, 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 smettila no. fare. Apocalypse dice, oh, Ce l'ho, aia. Davide. Vicious Aia, aia, Driver, porca Vicious miseria. L'ha Driver. Non ci preso. credo. L'ha preso. Aia, aia, aia. No. Vediamo. Uno, Uno, due. due e E tre, porca boom! miseria, no. Meno male Axel reagisce qui. Però, sai Clamorosa cosa? reazione.
Dimmi. Io ho paura in questi match ormai, vedendo l'andato degli ultimi tempi, che possa riesserci di nuovo un arrivo di qualcuno che aiuta o cerca comunque di aiutare Apocalypse. Perché comunque, diciamo che ormai vanno così, no, i match della fazione È vero, è dell'Illuminato, vero, assolutamente. ecco. Attenzione, Oh, prova e sgrippo! Aia, oh, 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 o
Axel, sa che è da un passo da crollare. Uno, due, tre. No. Mia. Dice di no, Axel. Che bel match di Apocalypse, soprattutto, direi, eh. Beh, ma guarda che fra questi due, comunque... Oh, potrebbe, a sto punto, se Jack Punk fa, diciamo, non riesce a vincere il match, potrebbe manifestarsi un nuovo primo sfidante per Roxton, eh. Concordo. Jack Punk! O comunque uno dei prossimi primi sfidanti per Roxton. Attenzione, Davide! Vicious, oh, oh. Vicious Driver! Ce l'ha! No! Una pettata, diciamo così, da parte di Axel. Backflash Powerbomb! La difficoltà che comunque muoversi, diciamo, con Apocalypse addosso non è proprio facile. Non è un peso forma e neanche un peso piuma. Sto dicendo vabbè. Però attenzione, perché è il momento giusto per vincere. Pugnazzo dritto sul grugno. E poi. E Chokeslam a segno. Sì. Ce l'ha. Chiudilo, Axel. E mi sa che è finita qui per Apocalypse. Sì. Sì, Extreme Face, basta, assegno. Ragazzi, assegno, che... l'ha preso qui, senza se, senza ma. Uno, due e tre. Meno male, senza interferenze, direi, meno male. Bella vittoria di Axel, ma degna performance anche di Apocalypse, che però non riesce a trovare, sai, quel bandolo della matassa che gli permette poi di vincere i match, no? Sì. Sì, un po' purtroppo... questo è il suo problema, un po' come Jack Punk, anche se chiaramente differenti lottatori. Beh, paradossalmente, guarda, ti dirò, Apocalypse, anche se non vince un match, no, ha comunque quell'aura, no, del cazzarola, cioè è Apocalypse, cioè insomma. Sì. Cioè, un po' di cagotto ce l'hai. Poi Ecco, niente. Niente da fare. Vabbè, nel post match, diciamo così. Però se il fatto che Andrew Sears applacca, c'è Morris. Però c'è Morris sulla rampa che gli dice: beh, perché non te la prendi con me, che sono fresco, più che prendetela con uno che appena ha lottato. Sears gli dice: bene, venga. Sears è scelto al ring, si incontrano, Io lo raccio di Sears, perché avevo il vantaggio di posizione e si è messo nella cacca da solo, sinceramente. Cioè. Apocalypse! Invece no! Mamma mia! Qua, Davide, è chiaro, però le fazioni sono chiare, Le squadre sono chiare. Vabbè, sì. Cioè, D'altronde, cioè... come diceva un vecchio detto, l'amico del mio nemico è mio amico, no? È vero. E qui, Jack, non è Powerbomb contro il Paolo! Quindi se... Tanto come tanto. Sì, infatti. Se devo allearmi, preferisco allearmi con te che con un altro, insomma. Oh, calma, ragazzi. Vorreste mica rovinarmi lo show mettendo capo ogni wrestler che vi si pare a tiro? Sapete, sarò vecchio e brontolone, ma una cosa la so. Il feeling che c'è tra voi due è una delle verità più certe che potranno mai esistere. Beh. Ah. Tra ovviamente Axel Morris, sta riferendo. Io Nick non lo so, sinceramente, non mi fiderei molto, tra però. Me e Axel, ho capito che sei vecchio e brontoloni, ma mi sembra che tu voglia rendere questa sensazione un po' troppo smirata. C'è solo un po' di rispetto, boy, nessun fidanzamento in atto. Fatti. Beh, d'altronde, che ci vuoi fare? Niente. E poi non so perché abbia parlato di feeling, quasi non fossero dei fidanzatini, Morris e Axel. Infatti. Però vabbè, non voglio discriminare nessuno, ma a me piace ancora la patata, fratello. A noi piace ancora la patata, dire proprio. Ma sì, certo, il rispetto è tutto, fratello. Beh. Ancora sotto quella sponda, questo l'abbiamo capito. Eh beh,
Ognuno insomma poi alla fine gli piace quel che gli piace, no? È Insomma, si vero, è dice così, vero. no? Quindi Vabbè, Axel ha sottolineato il tutto. Vediamo un po' come rispondere a vabbè. Boy Orton. Solo rispetto, tu Morris, una volta battuto l'Apocalypse avresti potuto benissimo venire da me e richiedere, anzi pretendere un match per qualche titolo. E invece ti ritrovo qui a condividere gli stessi problemi di Axel. Problemi che lo stesso Axel vincendo a WrestleMania avrebbe potuto benissimo evitare. E invece, eccovi qui, entrambi, a condividere due rivali. Insomma, una mano tira l'altra, però in questo caso, boy, eh. Cioè, Sì, li sono infatti, aiutati in maniera reciproca, quindi non è che. cioè, non è che possono fare, insomma, atteggiamento un po' strano di Boy Orton, sinceramente, però. Per quanto mi riguarda, boy, ho solo fatto ciò che andava fatto. Un Morris non ha mai debiti con nessuno. Beh, onesto, onesto, ci sta. Sì, diciamo che alla fine è Axel che avreste mai aiutato Morris, diciamo così. Vero, Quindi vero, vero. lui È tanto. curiosa sta cosa comunque, quella che ha messo, diciamo, in ballo Boy Orton. Il problema è che, insomma. Vediamo dove voglio andare a arrivare, vediamo. Sì, Non cioè, importa, Morris, questo. non importa perché tanto non indugerò oltre. Settimana prossima voi due combatterete un match, l'uno contro l'altro. Un duello per mostrare che tra di voi c'è solo rispetto. O magari qualcos'altro. Oh, dunque, Morris contro Axel settimana prossima. Li Questo è vuole mettere contro, no? interessante. Sì, perché vuole dire. Ma c'è dell'altro, c'è magari sentimento di grande amicizia. O no? O è solo Ma può essere apparenza? semplicemente il fatto che appunto, cioè, come si dice, hanno un nemico comune e a sto punto, come ho detto prima, meglio fare alleanza con te che con un altro, insomma. Sì, diciamo che abbiamo visto in passato anche dei segmenti, no? In cui Axel e Morris si parlavano, no? Addirittura sognavano un main event contro. Non sarà main event, settimana prossima sicuramente sarà un match della Madonna, ci aspetta in quel genesi. Vero, vero, Intanto vero, Davide Aguisa Rosa è pronto a parlare, vero. Mamma mia, pa molta paura, sai? Molto, molta paura. No, più che altro voglia di anche parlare. perché. Vabbè, anche perché. Insomma, le situazioni qui a Genesi si fanno sempre più spigolose, sinceramente. Sì. Ma Quindi poi parliamoci non. chiaro, Davide. Io mi aspetto un'eventuale interferenza tra Axel e Morris. Dai, dopo quello che è successo anche oggi. Ma palese, Cioè, ma interferenza di palese. quelli della di Van Lite, che non è che se ne staranno lì a curare le biciclette. Ma infatti, cioè. Ma guarda, ti direi anche. Togli la Divine Light. Cioè, l'abbiamo già visto stasera chi potrebbe interferire in questo match. Quindi ho una brutta, ripeterò ancora, brutta per un'ennesima volta, impressione. Ma secondo te ha fatto bene Boy Orton a metterli contro per provare questa presunta amicizia che lui dice di essere, di esistere? Oddio, secondo me potrebbe, sì, cioè alla fine non ha fatto nulla di, insomma, di così strano e cattivo per certi versi, possiamo dire, Beh, sicuramente è perché un match comunque. importante, no? Che fa un po' potranno gustare settimana prossima. Però Beh, sentiamo le parole di sì. Aguisa Ruff. Oh, subito il Buonasera a microfono, voi pubblico di niente. WF. Pensavate che dopo quello spaventoso volo nel ladder match a WrestleMania 44 sarei rimasta fuori gioco? Invece no, cari miei. Oh, beh, insomma, molto Beh, cattiva direi, è vero, molto incazzita, è vero. Io e come dolore dice lui il brano. siamo un tutt'uno. Ciò che la mia ha ferito mi rafforza sempre di più. Adesso mi chiedete che ci faccia qui. Bene, la carissima Tizia, per tanti motivi, Karen Blake, la persona che mi ha costato un momento di gloria. Insomma. Direi che l'odio è abbastanza riposto in modo abbastanza cattivo, Anche se mi io ho costato verrebbe la sua partecipazione nel ladder match, l'ho fatto per un solo motivo. da Ecco, dire. spiegaci un po' perché Davide da un po' va avanti in questa situazione, quindi vediamo un po' le sue spiegazioni. In Paura. Ho paura che siano molti molto. si sono chiesti perché abbia costato la sua partecipazione al Dream Match WrestleMania. La ragione è solo una: perché
La Karen Blake ha un passato molto oscuro in questa federazione, vincendo in maniera inspiegabile tutto quello che ha guadagnato nella maniera più disgustosa che esista, e cioè mostrare il proprio corpo. Vabbè, ancora ste cose. Dobbiamo fare? Diciamo che non è stata molto amata, però vabbè, sentiamo. Lei si definisce il sogno erotico, la cosiddetta divas di altri tempi. Questa cosa è un insulto a me stessa, io che mi sono rotta le ossa nelle Indie di un'altra federazione per ottenere tutto quello che ho ottenuto nel corso del tempo, e lei ottiene tutto ciò per mostrare le tette e il culo a voi arrapati del cazzo. Noto un certo rosicamento. Beh, diciamo che lei è lottatrice pura, no? L'ex Emma Austin, quindi diciamo. Vabbè, per questo ho attaccato Karen Black, perché la sua carriera è tutta una menzogna, perché nel suo impegno in questa disciplina è solo un insulto di cattivo gusto. Sì, per certi versi ha ragione, però per certi versi uno potrebbe anche dire fa quello che ha fatto Karen Blake e poi. Sì, è vero, diciamo che non ha apprezzato lo stile di vita, diciamo così, lo stile di lotta anche di Karen Blake. Qui intanto Karen Beh, Blake però, Davide, non si fa attendere, eh. no. Beh, Karen Black non è mai stata una che, oh mio Dio, sul ring fosse, oddio, incredibile. Cioè, insomma, sì, Assolutamente buona no. lottatrice, anzi, dai, discreta lottatrice, però, insomma. Ma probabilmente il senso del discorso di Aghisa Rose è: tu sei andata avanti perché sei una raccomandata, proprio perché hai mostrato la mercanzia. Vabbè, oh, non è che la prima e l'ultima, eh. Lo Insomma. so, però sai, dall'altra parte ci sono lottatrici, no, nel vero senso della parola, che non hanno mai apprezzato questo genere chiaramente di lottatrici, però è chiaro che l'hanno fatto per soldi, è normale, non è che. Cioè, Sai, fai la no, carriera. come si dice di solito? E sti cazzi, cioè, insomma, Sì, arrivi infatti. Vabbè. a un punto che, cioè, se non riesci con le tue forze, devi. Come osi venire Esatto. qui a interrompermi, brutta troia? Come osi? Perché Ma posso, Aghisa? Vedi, alla tua età ero esattamente come te, perciò non ti biasimo. Dammi della poco di buono, dimmi che non sono abbastanza per questo show e per le tue idee di wrestling. Ma tutto ciò a cui ti riferisci era la Karen Black di Sai, Yakiza, tutti nella vita commettiamo errori, specie quando siamo giovani. Prendi l'attuale campionessa Phantom Maiden Mila, prendila come esempio e fatti una domanda: chi le ha dato i giusti consigli per non entrare nella fila dei Purgers? Io, Karen Blake. Se tu fossi veramente dalla parte della correttezza, lo avresti capito. Beh, in effetti non ha tutti torto. Non credo che ti paghino per sparlare del mio passato, così come non credo che tu sia qui questa sera a voler annoiare tutti gli spettatori paganti. Sei qui per un po' di gloria, sei qui per un momento, sei qui e fidati se te lo dico, fa parte di questo mondo, Akiza. Diciamo che per certi versi, insomma, non è che. Non mi vanto del mio passato, ma se sono quella che sono oggi, ovvero una pluricampionessa affermata in tutto il panorama del wrestling, allora è perché ho vinto sia con le mie tette che senza le mie tette. Ma come ti dicevo, fa parte del gioco. Dopotutto, quando si è giovani si tende ad esagerare. Un po' come ho fatto io, un po' come fai te. Ma Karen Blake quasi Beh, saggia, direi, no? diciamo che però non ha tutti i torti, Sì, eh. infatti. Comunque. Non starò qui a spiegarti come va la vita, un po' di esperienza ce l'hai, i tuoi fratelli dovrebbero averti insegnato, a meno che non stavano pensando a qualcun altro. Dopotutto, chi è che non ha dato una sbirciatina ai miei match? Vabbè, Onesto. che bastarda però qua, eh. Beh, però c'ha ragione. Sappi che quella che ti sta parlando non è quella Karen Blake che hai dipinto poco fa, ma è finalmente diventata una donna a tutti gli effetti. E tu, cara Ghisa, tu quand'è che vorrai diventare una vera donna? Sì, una Karen Black è quasi in versione, no, maestra, che vuole dare insegnamenti. Oh, qui dentro l'aggressione, ma. Però Yamabella Checkmate! Mamma mia. di diciamo che, come dire, non è uscita proprio benissimo. Ultima cosa. Welcome to WWF, Kizza Rose. Beh, sì, Davide, gli ha dato una lezione. Lezione di vita, Karen Black a Kizza Rose, che è giovane, ha comunque un'esperienza nelle federazioni indipendenti, Davide, però è ancora molto giovane, quindi.
Sì, abbastanza. Poi ti dico, attaccare una Karen Blake solo per quello che ha fatto in passato, insomma. E vabbè, ragazzi, noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Eccoci di nuovo con voi ragazzi, perché tra poco Adrian Thunder Eh affronterà Shane Ross, è un match che tu attendi personalmente. beh, oh, è un grande. Oh! Niente, niente, scherzavo. Ma attenzione, Karl Brandt sta portando, si è caricato sulle spalle il corpo di Mira, sta portando verso il ring. E Sì, però c'è, cioè, dai, basta però, dai. insomma, adesso va bene tutto, però c'è, cioè, ha un po' rotto le palle, Carla Blonde, no, perché, Sì, insomma. questa non so che le sta succedendo quando entrava nelle Burgers. Peggio di prima. Blonde Spike! Oh, mamma mia. Vabbè, dai. Come se già non Com'è l'avesse che presa. sta, Come cos'è che il sta succedendo? cazzo del cazzo volevate spegnermi? Ma sarò io a spegnere voi. E lo farò partendo da te, Mila. Perché questa sarà la tua ultima serata qui a Genesis. Esatto, attenzione. Porca puttana. Scusate la parola, però. No, anche lei però non vada così cattivo, brutale, per Ho quanto capito, abbia Davide, ma ragione. la vedi? Toc E toc, mi scusi, signorina bionda. Wow, mi spiace interromperla e deluderla, ma la mia cliente è proprio qui all'arena. È molto più vicina a lei di quanto lei stessa possa soltanto pensare. Molto, molto vicina. Ancora, sto che signore. senso? Ah, infatti, che senso? Lasci stare mio fratello, signorina. Vede, lui non è un amante dei capelli biondi. Sinceramente, è da quando siamo nati che non fa altro che ricordarmi di quanto gli sia brutto. Ma vede, io l'ammiro perché lei promuove il biondo nel mondo. Wow, fa anche rima. Ma che cazzo sono questi due deficienti coglioni, Forse a scusate. volte, no, In ti realtà te li chiedo. sei tinti perché la nascita eri brutto tanto quanto me. Ma questa è un'altra storia. Volevamo solo ricordare che la mia, anzi, nostra cliente è qui questa sera. Tutto qui. E che potrebbe avercela con lei. Dopotutto, le ha già dimostrato il suo valore presso il meno. Ma Mila? Ma? Ma Mila? Conosco quella faccia, la faccia di una che non capisce. Ma stia tranquilla, sono qui per aiutarla. Perché è un patteggio. È un patteggio. What? Ma che cazzo?
Ma che cazzo? No! Ma quindi non è un mito! Beh. Davide, tu non è una leggenda! Io sono Martino! What? E cosa sta succedendo? Che cazzo? Oddio, Ed cosa sta io sono succedendo? felice! Non in quel senso. Beh, no, spero per lui anche in quel senso, perché insomma, sarebbe un po' Noi triste. siamo i fratelli Patteggio, Ma loro esistono? Team Rocket. Anche, palese. Ma quindi Esistono, esistono? esistono. Ma dunque la cliente Mila a questo punto. Mi sta Direi. piacendo questa pezzetta di Mila. È la vostra cliente. Mamma, che brutta risata che c'ha. In effetti, sì. Sì? Non lo so Che cazzo sta neanch'io. succedendo qua? Tutti pazzi qua. Non lo Me la so, non lo tocca! so. Me la tocca la blondo! Mila però dice, beh, vabbè, succede, insomma, Shiny facci questo. Wizard! Mamma Dimmi una mia. cascata errata! Vabbè. Ha detto, senti bro, mi ha rotto le balle. Ma Va attenzione, pugni bene? chiusi! Fermati, fermati! È impazzita anche Mila, Davide! È impazzita! Capito, però insomma, sai che palle. Sì, ma continua, continua! Vabbè, però insomma, come dargli torto, insomma, è stata anche presa in giro da Carla Blonde, Mamma vorrei mia, anche ben ragazzi. vedere. Ho capito, però questa versione di Mila non l'avevo mai vista prima d'ora. Capito, però succede, insomma, cioè, non è che c'è, puoi fare una colpa, effettivamente, cioè, Oh, lanciata giù, cara bionda. anche perché ricordiamoci un attimo una cosa, è stata pochi minuti fa stampata su un letto di sedie, insomma. Ho capito, forse Carla voleva proprio questo, voleva mostrare la... No! No, No! no, ecco. Niente. Forse non l'ha presa benissimo, ma per fortuna, se no l'avrebbe uccisa. Ma spero per lei, cioè È insomma. matta Mila! Però il taglio c'è, ragazzi, sta prendendo sangue. Che Povera brutta. biondona, che dispiacere! Come biondone? Ma che cos'è? Tua sorella? Cos'è tua sorella? Ma Per che? fortuna che è la nostra cliente, cioè, è qui! Ma Ma? che cazzo? Ma non è Mila? Ma chi è allora? No! Dico! È tornato No, non ci credo, Davide! no. Alexandra No, ma che è sta roba? No. No, vabbè, io me ne vado, cioè, ma questa se ne questa si era levata dai coglioni, cosa vuole, mo di Alexandra qui! No, nuovo? aspetta però! Se n'era andata comunque con il coro del pubblico a favore. Ma cosa vuole? Cambi mestiere, faccio una vita. Beh, sì, Però forse fa, Davide, ma questa è un'altra cosa. probabilmente è qui anche per altri motivi. Ascoltiamo perché vorrà prendere la parola, sicuramente. Ma io ti direi purtroppo. Ma questa è un'altra storia. Quindi, Capito? perché poi? Perché Alexandra si stava tanto bene senza di te? Ma proprio tanto. Che Che però ti invece? ricorderai al finale, vabbè, poi ne riparleremo. Comunque, sentiamo un po' che devi dirci. Tu sei di nuovo qui. Com'è possibile? E c'ha Com'è ragione. possibile? Perché io potrei. In effetti, dici. Sentiamo. Dov'è finito il tuo entusiasmo, figlia mia? Ma tiriamo a indovinare un po'. Sei più preoccupata per il mio ritorno o per ciò che hai appena fatto a Cara Blonde? È probabile che entrambe siano corrette. Attenzione. Attenzione, qui la situazione si sta ribaltando. Cioè, più o In meno, insomma. effetti, e il pubblico comunque sembra anche buona parte dalla sua parte, scusate la ripetizione. Prima di spiegarti perché sono qui, devo ringraziare Pizzutellona. Sì, ora mi chiederai perché proprio lei, visto che recentemente ci ho avuto a che fare. Beh, Pizzutellona ha compreso i propri errori, ha fatto ammenda ed ha capito la tua situazione prima di tutti. O meglio, lei e Karen Blake. Karen Blake ha dato dei consigli a Mila, se ci pensi bene. Beh, sì, ma
Poi adesso c'ha a che fare con Kizaru, quindi magari. Ora però non capisco bene il ruolo di Alexandra in tutto questo. Effettivamente. Purtroppo Karen Black è ora impegnata con la Chiesa Rossa e non può avere molto tempo libero per te, ma per questo motivo sono tornata. Pizzutellone ha compreso la tua situazione, visto che non è l'ultima arrivata, ha contattato i fratelli Patteggio per rivelare quanto stava accadendo in mia assenza. Ah, beh, insomma, ci sta. Sì. Se Ci la volessi sono aiutare. confuso, sinceramente, sarò onesto in questo momento, Sei una molto ragazza confuso. talentuosa, ma anche fortunata visto che sono qui per salvarti, Mila. Ti ricordi che cosa ti dissi l'ultima volta che ci siamo incrociati su questo ring? Non voltare le spalle ai fan, non diventare ciò che sono stata io. Ti avevo avvertita, Mila. Sono stato così veramente salvando. Mamma mia. Però interessante sta cosa, Sembra sincera, sembra Alexandra. Non capisco perché l'abbia fatto. eh. Ma io di Alexandra non mi fiderei Oddio. neanche, insomma, se mi dassero 10 euro, però. Sì, in effetti. Ehi, guardami, Mila. Sono conosciuta per le peggio ruberie. Eppure ora tutti mi guardano con rispetto. Grazie a te. Tu hai reso possibile tutto questo. Ed io sono qui per contraccambiare il tuo favore. Sono qui come tua amica, Mila. Oh. E sembra sincera, eh? D'altronde se n'era andata in questo modo, dicendo ora la star sei te, Mila. Non sono più io, quindi. Beh, Quindi sembra sincera, Alexandra. Ho sì. Non lo so, Rick. firmato un nuovo contratto solo per starti vicino. Inizieremo settimana prossima quando affronteremo le nuove campionesse di coppia, le Purgers, qui a Genesis. Insieme, io e te. Oh! Ma no, cioè, Alexandra e Mina in coppia contro le Burgers. ma comunque questo è pazzo, cioè Mila è ancora più pazza se accetta, però scusami un attimo. Però se Pizzolona ha indetto il match perché lei ha parlato con Pizzolona, firmò il contratto e gli avrà parlato. Quindi Mina non può sottrarsi, peraltro è un match importante se ci pensi bene, dai, perché se Beh, dovessero sì, battere. però, cioè, una che ti arriva come Alexander che fino all'altro ieri ti avrebbe pugnalato al fegato e. Cioè, sì, siamo amichette, facciamo coppia, facciamo un match. Non ti vedo No? molto a favore di questa amicizia. Ma no, cioè, ma più che amicizia è proprio, cioè, porca miseria, no. Beh, però, sai, dopo alcune fasi molti lottatori sono diventati amici, no? Beh, Quindi magari Alexandra ha capito i propri errori e via. Vabbè, stiamo un po' a vedere. vedremo. Però, signori, adesso siamo contro. Anzi, stiamo per vedere un match molto importante secondo me per Adrian Thunder questo, ripeto. Comunque avrebbe la possibilità di tornare, diciamo, a farsi vedere e a far vedere la sua presenza per un titolo per l'appunto abbastanza prestigioso come quello europeo, Esatto, assolutamente. Grande chance, diciamo, come dici te, più per Adrian Thunder che per Rossa alla fine. Perché appunto i titoli Sì. sono differenti. Titolo Television, ricordiamo, è un titolo di lancio, mettiamolo così. Ecco perché uno non dovrebbe detenerlo per troppo tempo. Adrian Thunder invece da abbastanza, no? Visto che comunque non se Sono n'è mai sicuro andato in che realtà. quest'uomo non abbia fatto un po' come fece il buon vecchio Jack Adams praticamente qualche ora fa e si è reso campione di tutto e di tutti perché sì. Beh, però Jack Adams deve comunque ancora difendere il titolo, ricordiamo in quell'Extreme Rules, per fare una cosa simile. Tu dici la stessa Sì, cosa? però conoscendolo sai, Vabbè. secondo me di riff e di rap È vero, è qualcosina. vero. Sherross, come potrà arrivare in questo match? Cioè, magari non sarà lo Sherross che conosciamo o sarà sempre lo stesso? Oddio, sai che non lo so, bisogna vedere l'entità dei danni che ha ricevuto post match contro Andrew Sears. Questo è il fatto. Perché parliamoci chiaro, secondo me battere un Adrian Thunder, con tutto rispetto per Adrian, non è come combattere contro un Andrew Sears, eh. Quindi
Sì, sì, però magari a livello, diciamo, a livello psicologico, cioè tu arrivi da WrestleMania, vincitore del titolo europeo, vai per un, diciamo, affrontare un campione tra virgolette inferiore, magari puoi anche, no, dici vabbè, lotterò un po' così, non darò il meglio. Oddio, questo non ti saprei dire, però sicuramente potrebbe essere abbastanza carico in quanto primo match da nuovo campione, eh? Quindi non lo so, vediamo, insomma. No, perché ti dico questa cosa perché sai benissimo che stanno tantissimi campioni, anche bene del pubblico, che però sai, quando non devono difendere i titoli molte volte, ah, beh, diciamo così, ciao, beh, sì. Beh, oh, non hanno tutti i torti, eh. No, assolutamente, è normale, perché poi quando andrai a difendere il titolo è lì che dovrai mostrare tutto il tuo valore. Eh sì, vero. Però lui è un showman, come mi ricordi sempre, quindi è uno che ci tiene a fare bella figura. Spettacolo prima di tutto, come diceva un vecchio saggio. Quindi, non lo so, vediamo, perché comunque, oh, campione contro campione, ricordiamolo. Sì. Ovviamente i titoli non sono in palio, magari qualcuno lo sappiamo, sintonizzate, però grandissima chance per Adrian Thunder questa di, diciamo, provare ad assalire il titolo detenuto dal nuovo campione Shane, quindi attenzione. È giusto mettere anche Adrian Thunder in un match così importante, perché comunque Adrian Thunder è campione Television, quindi è anche un modo per dare lustro al titolo Television, dai. Infatti è campione Television da quando il Mar Morto era vivo, insomma. Cioè, vabbè, lasciando perdere la parentesi Ace War, che è stato un po', diciamo, reso inutile il suo percorso al campione Television, in quanto quest'uomo è tornato con il titolo alla vita, insomma. Però c'è anche da dire che Sfura ha preferito andare in Money in the Bank, poteva anche decidere di volere un ulteriore rematch contro la Grand Thunder. Beh sì, quello è vero, cioè lì sono scelti della vita, cioè non è che, beh, vero. Oh, Shane intanto qui, mamma mia, a meno che oggi Ace War a fine match non si presenti, no? Sì, oh, però intanto bisogna vedere come si mette questo match. Ecco, sicuramente sta andando malissimo per Adrian Thunder in questi ultimi secondi. Cosa fa Shane? Cosa fa Shane? Niente, ha preso un po' troppo, over, è andato, diciamo, a vuoto. Anzi, end over, direi in questo caso. Tanto sì, qui, però diciamo, non devi rischiare Shane Ross in questo match, se no, non devi rischiare troppo. Vero. Adrian Thunder lo sguscia e lo sbatacchi all'esterno del ring. Sì, Adrian Thunder ha questo stile molto simile a Andrew Sears, se vogliamo, forse anche un po' più sicuro di Andrew Sears. Oh, butterfly super. Ma guarda, ti direi che Andrew Sears forse è molto più tecnico di Adrian Thunder, quindi per quello forse è un pochettino più... Sì, è vero. Diciamo, tende a essere un po' più caotico, no, Andrew Sears? Appunto per, diciamo, non rendersi prevedibile, ecco, sinceramente. Oh, attenzione Davide, perché qui fa cozzare il grugno di Shane Ross, appunto, contro il gradone d'acciaio. Sì, sono colpi molto violenti, molto violenti, solo che, insomma, sappiamo benissimo che Shane è uno che c'ha la resistenza abbastanza pesa, da tirar giù. Oh, porca miseria. Insomma, l'uomo d'acciaio. Diciamo che ha combattuto contro gente che, insomma, cioè, lo ha portato, non ti direi, al limite. Tanto qui se lo prende in braccio come se fosse un bebè, però Adrian Thunder dice no, bello, anzi torno sul ring. Shane non è molto dell'idea, però vediamo cosa succede. Sbaglia Shane. Bello. Wow, prova Adrian Thunder intanto. E uno e due e tre, e tre. No. Però attenzione, Shane, non scherzare con il fuoco, perché già un paio di volte Houston in over prima e poi adesso che hai preso come un bebè Adrian Thunder non ci ha capito molto. Sì, infatti. Sì, vediamo che non sia anche manovre per sfottere Adrian Thunder, perché conoscendo, insomma. Però qui German super. Insomma, non è facile dominare con Shane Ross, di mezzo. Più che altro devi stare attento, perché quando domini basta un attimo. Qui intanto vediamo. Sì. C'è. C'è il braccio sotto la corda. E infatti, ecco, questo sono errori tipici da Adrian Thunder, non è la prima volta. Però intanto chi prova una. Sì, ma c'è Adrian, però, cioè, figlio mio,
Portalo un po' più al centro del ring se vuoi eseguire un'anaconda vice o comunque una manovra di sottomissione. Si continua, ecco. E qui sbaglia. Ecco, questi sono l'errore appunto di Jack Punk e di Adrian Thunder, cioè di questi lottatori che stanno sempre lì per vincere poi alla fine. Infatti. Beh, se lo prende in consegna, cosa fa? Ginocchiata. Ginocchiata non tanto spettacolare, ma comunque lascia stare che male fa. Assolutamente. Duro impatto, diciamo, per la ginocchiata di Cerrossa. Qui tanto, attenzione. Sì. Vuole volare, vuole volare. Sbaglia il colpo qui però. Adrian Thunder, bravo che si è spostato all'ultimo. Ha finto di essere stordito e lo lancia via. Mamma mia, proprio un backdrop con rilascio. È vero, Davide. Poi lo aspetta Varco, sbaglia completamente. Dietro la gamba che poi inizia a fare comunque a questo punto del match fare malissimo. Explex! Ecco. Nell'arco di un secondo. Uno, due, e tre. Questo è Cerros, ragazzi. Da un momento all'altro non gli puoi lasciare un minimo di spazio, un briciolo. Sì, infatti. E qui? No! Sbaglia il colpo. Forse Adrian Thunder era lì pronto ad aspettarlo. Lo fa qui, lo impacchetta e lo boom. Sbatterizza quasi, Uno, due, e no. Mamma mia. Bella performance. Bella manovra comunque. Sì. Sì. Una facebuster in power, anzi una powerbomb in facebuster, ecco, diciamo meglio. Thunderbolt, no, dentro fuori. Però, mamma mia. Che velocità, ma ti visto? Cioè, Adrian Thunder era sul punto di seguire la sua mossa migliore e guarda Cerrossa. Tentativo di Kinshasa fallito, forse quasi un po' a sfotti, probabilmente. Però Cerrossa è già 2-3 volte che cerca di sfotterlo e non chiude il match. Questa cosa non mi piace, sinceramente. Ma sai che lui è spocchio. Porca miseria. Vabbè. Io vado a casa. Ha saltato sulle corde, ha saltato tipo un metro in aria. Infatti le telecamere non ci sono arrivate, capito? Perché perché poi la telecamera sta a un'altezza tot, quindi è un po' difficile riprendere tutto. C'è la Claymore in direzione di Ascia. Segno. Mamma mia. Beh, Davide è finita. Kinshasa forse. Dice dai, fatti solo. Porca miseria. Finita. Finito il match. Mamma mia. Uno, due. Ma? Che succede? No, le voglio attorno! Ma? Cosa vuole? No, finisce il match, no contest! E doppia Jack Slam del mostro! Ma perché? Dico lui che ha ucciso John Pranzo! Ma più che altro perché? Ti direi. Non lo so perché. Vabbè, sai che con questo poi molte volte non è che c'è una spiegazione logica. Sì, con John Pranzo c'era però... Quando il Thunder rotola all'esterno, Cerrossa cerca in qualche modo di rialzarsi, ma forse vuole anche lui diventare per un attimo materialista e volere il titolo. È probabile, però certo se le vai Tamba contro Cerrossa per Shane si mette male, lo strozza qui. Miseria. Guarda, che cattiveria, ma non mi sembra che vada solo per il titolo, perché mi sembra anche peggio. Non lo so, cioè è la cosa che ho ipotizzato, dato che ha attaccato comunque due campioni, insomma. Guardalo. Non saprei sinceramente. Tanto qui continua la mattanza perpetrata per quanto riguarda Leviathan ai danni di Shane. Shane è ridotto malissimo, mamma mia. Cioè. Povero Shane, non se la meritava, aveva vinto il match, invece si ritrova con le spalle al suolo. Sento odore di pranzo. Giustamente. Davide, fai 2 più 2. Giustamente. È nipote di John Pranzo, c'è il rosso. Sì, effettivamente. Non ha tutti i torti, Leviathan. Anche se... Oddio, insomma... Potrebbero allearsi Chris e Shane, attenzione, e con l'aggiunta del Tommy, tanto che siamo nell'equazione, dato che appunto Christopher è campione di Coppa, quindi... Sono sicura, Samantha, lascia che mi prenda cura dei miei interessi, solo così potrà fidarti di me. Ecco, la Blonde si è ripresa, ormai non c'ha più quel taglio, veramente l'avranno curato per bene. E ci avranno messo la colla.
Quella chiude, chiude le ferite easy proprio. Sì, altro che acqua ossigenata. Vabbè, quella credo. Sì, però. Cioè, vabbè, Samantha Orton intanto sembra essere convinta, non lo so. Vabbè, tra poco. Vabbè, cara blonda contro le Swalker, Davide. Tanta roba questo match, eh. Sì, anche se, ripeto, cara blonda secondo me non ci arriverà nel migliore dei modi, quindi vediamo un po'. Vediamo, vediamo, sì, effettivamente. Oddio. Un però... match, ricordiamo, che è stato indetto praticamente, o meglio, annunciato in quella di Civilization, con Harry Spock che ha detto, perché non ci iscriviamo, visto che vuole mettere quasi alla prova, no, cara blonda? E secondo me Samantha Orton... avrà anche pensato, forse Alice Walker non c'ha tutti i torti. Carla è stata l'unica che non ha vinto a WrestleMania. Sì, infatti. L'unica Pugger, quindi. Diciamo che è una situazione. Anche qui un po' difficile, ed è una situazione che va avanti ormai da mesi. Sì. Direi. Ma a questo punto, Carla Blonde, Alexandra e Mila, cioè le strade si intrecceranno o Carla Blonde prenderà un'altra strada? Perché penso che sia soltanto l'inizio, no? Per Carla e... Sai che non lo so, potrebbero rimanere intrecciate sinceramente. Anche perché non credo che... Insomma... Dopo anche la sconfitta con Mila, Carla Blonde riesca a tornare in... diciamo in auge così facilmente. Oh! Poi... Mai dire mai, attenzione, perché comunque... Beh, qua devi dimostrare che era blonda, perché, insomma, è vero, ha attaccato Mila, è vero tutto quello che vogliamo, però ha di fronte a Liz Walker, grandissima campionessa, ex campionessa di coppia ormai praticamente, ma ex anche campionessa del mondo, quindi... Giusto, giusto. Quindi diciamo che anche qua, come dico solito, la situazione è molto difficile, ecco. Allora, non si sono palesate Samantha Orton e la Suzuki, questa è una cosa positiva. Per ora. Parte chiaramente Davide e Alice Walker da sola, senza caricarli. Per ora. Non ti fidi mai, La vita mi ha insegnato che tranquillo è morto in una brutta posizione. Ma tranquillo, ci abbiamo, ecco, tranquillo, ci abbiamo Martino e Felice che patteggio oggi. Oggi è una giornata storica, quindi si può rilassare, può essere tranquillo. Succedono, a volte capitano, no? Non era un mito, non era una leggenda, era pure realtà. Vabbè. Sì, purtroppo. A volte c'è da dire purtroppo, però insomma, inizia il match fra le due. Allora, Alice Walker, come possiamo vedere, molto più alta e molto più fisicata rispetto a Carla Blonde. Sì. Problema però è che Carla Blonde questa sera, diciamo che sta facendo un po'... come dire, un po' di casino, ecco, diciamo così. Beh, ma sai, lei ama gli spotlight, quindi comunque è tutto a favore suo, cioè questa situazione. Infatti. Beh, sicuramente è una grande chance di Carla Blonde, quella di comunque poter schienare una delle ex campionesse barra rivale ormai storica e stoica, appunto, del team delle Purgers, quindi attenzione. Sì, è vero, c'è anche da dire che Carla Blonde magari non è al 100% dopo la botta subita, da sul gradone, sì, soprattutto, direi. Quindi quello è vero. Quindi, ma comunque la scusa, la giustificante ce l'ha. La giustificazione è quella, se dovesse perdere. Sì. Oh, però qui intanto un dropkick ben eseguito. E sappiamo che Alice Walker, quando vince, vuole vincere in maniera degna, cioè a parte quando è nei suoi periodi un po' più loschi, però. Vabbè. Comunque sia uno, due, due, diciamo, e mezzo così. Perché il pugno era chiuso, Vabbè, dettagli, dai, su. Abbassiamo, cioè non neanche abbassiamoci, non attacchiamoci troppo a queste corbellerie, ecco, come dicono quelli bravi. È vero. Non benissimo qui. Non benissimo, anzi direi quasi a vuoto. Sì. Mamma mia. Però qui la va a prendere. Ce l'ha. Suplex in arrivo. E niente a fare, Carla Blonde alle spalle. Vabbè. Che a segno. Carla Blonde, lottatrice che secondo me è migliorata da quando è tornata.
Non vorrei dire. Ma siamo sicuri che si sia fatta beccare bene da Gradone, che non abbia, che non si sia spostata in qualche modo, che Cosa? si sia aperta una ferita da sola per far No, finta. questo non lo so. Uno, due, Due! E tre! no, Questo non lo so perché comunque è vero, non l'ha presa benissimo, però un po' l'avrà presa. Insomma, si no. parla Ah, di perché non lo so, Gradone, eh. perché questa non mi sembra la prestazione di una persona che, insomma, sta poco bene, ecco, diciamo così. Più che altro bisogna vedere quanta autonomia ha. Perché Sì, adesso è su Hulk, vero. mi sembra in vantaggio, con questa DDT. Poi serie di calcioni e Ranoschi. Boom! Mamma Vedi, mia. è già giù. E su Hulk poi quando colpisce è forte, cioè non è Eh sì. l'ultima scappata di casa. Mamma mia. Serie di botte, di calcioni, di mazzo. Di Mamma mia. Bello! mazzo! Mamma! Porca miseria. Elegante come non mai Alice Walker, d'altronde lei è la regina. È qua, tutti a casa, Mamma mia, mi sa che qua è finita davvero. eh. No! Oh, muro! Muro, muro! No! Muro! Scappa! Carla, scappa! E beh. Aspetta! Ma che fai? Aspetta, non è che per caso stanno per arrivare le Forse sta attendendo l'arrivo, come dice Laura, e di Samantha. D'altronde era. Almeno Samantha era lì, Laura non l'abbiamo vista, ma amichette? Se Samantha ne era lì. va, Carla, se ne va! Ma. Attenta, Alice, dietro di te! Attenta, dietro di te! Sì, ma secondo me il carabron del match in sé non fregava nulla. Altri grattacapi a cui pensare, altri problemi, quindi. Vero, Qui vero, siamo. Quanto siamo? Siamo a 7 forse? vero. Mi sa proprio di sì. Mi sa proprio di sì. Sì, un match. Peccato. Che. Peccato. 8 adesso Sì, forse. finisce. Peccato comunque sia perché. No, scusa. Peccato perché potesse essere un bel match. Qui l'arbitro sta dicendo qualcosa a Carabron, ma ormai. Ecco fatto. Ormai No, Calabronde è di yes. là. Alice Walker vince questo match, però sì, alza il braccio, ma Non è contentissimo. Ecco, magari risulterà sì, pure, c'è però. l'espressione molto insomma. Vabbè, forse ha voluto dimostrare a Samantha Orton che Cara Blonda è una mezza ciofeca, cioè una. Però secondo me era tutto prestabilito come cosa. Secondo me. Sì, infatti. Infatti prima ha detto fidati di me. Non credo che volesse dire vado a lottare e poi faccio sta figuraccia. Vabbè. Vabbè, Eddie si esulta. Comunque sia, alla fine il suo l'ha fatto, cioè, lei è Cara Blonda che se n'è andata. Lei non poteva Sì, fare infatti. altrimenti. Anche se non è molto convinta, sinceramente, di questo No, risultato. no, Per assolutamente, come. assolutamente. Però. Insomma, vabbè. Alla Ormai fine, ciò che è stato è stato. Come dicono quelli bravi. assolutamente, ti ripeto, voleva testare Carra Blonda, alla fine l'ha testata in qualche modo. Vabbè, Che succede? direi. Che succede? No, c'è Samantha Orton! Ti Vabbè, prego. dai, ti pareva, ti pareva, vabbè. Mamma mia. Popo cutter da parte di Samantha Orton. Le burge sono Beh. qui, è chiaro. E guarda Oh! Laura su Karen Cardiff. Beh, vabbè. Che amarezza. Ti prova a caricare. Niente. Niente, Pensavo che caricare fosse, diciamo, pronto a reagire, ma no. oh! Mamma mia. Gli ha rotto la candlestick sul cranio. Le Purger sono ancora di nuovo e nuovamente l'ultima parola. Purtroppo. Cioè, purtroppo, sono furbe. Quindi. Sono tante, quindi Sono direi tante. anche. Sì, perché probabilmente qui Karen Cardiff. Non sappiamo che è successo nel backstage. Magari Cara Blonda l'avrà pure ostacolata, no? Quindi. Che ne Sì, sappiamo. palese, direi. E Ice Walker stava sul ring, quindi pensava di essere al sicuro, paradossalmente. Invece, no. Così non è stato. Che amarezza. Che amara amarezza, direbbe qualcuno. Ma vabbè. E vabbè ragazzi, noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco per la seconda parte di WWF Genesis. Restate con noi.
on, black. My leather black jeans on, black. My body means on, part and I'm getting my scream on, end of the kingdom, black. But watch what you bring home. You see a black man with a white woman at the top floor, they gon' come to kill King Kong. Middle America packed in, can't see me in my black skin, black. Number one question they asking, fuck every question you asking, black. If I don't get ran at my Catholics, it comes to conservative Baptists, claiming I'm overreacting like the black kids in Chirac, bitch. Bow in the morning, and I'm zoning, they say I'm possessed, it's an omen, I keep it 300, like the Romans, 300 bitches, we're the Trojans, baby, we living in the moment, I've been a menace for the longest, but I ain't finished, I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me, up, cause this shit about to go, I'm doing 500, I'm out of control, but there's nowhere to go. And there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your ass.